Ben ritrovati a tutti con l'appuntamento quotidiano con lo spazio di arte e come avevo anticipato nella scorsa puntata insieme ad Angelo Titonel, quest'oggi avremo affrontato il tema della ritrattistica, che è un capitolo affrontato dall'artista anche in modo molto importante, nel senso che come avevamo anticipato è stato ritrattista ufficiale per la Santa Sede, ritrattista ufficiale per il Quirinale, per il Presidente della Repubblica e ritrattista del Padre Pio, e da proprio Padre Pio nasce questa storia, ovvero in modo curioso in questo poi libro, in questo lavoro sono racchiuse tutte più di 100 opere, 81. O meglio 81 in questo libro e 100 realmente realizzate dall'artista, ma in questo volume si racchiude l'inizio del capitolo ritrattistico dell'artista. Perché? Come è nato? Devo dire tutto? Che io ho sempre odiato fare ritratti, però è successo. Come è successo? Come tutte le cose per caso. Per caso, diciamo per caso. Mia moglie e i genitori sono sempre stati devoti di Padre Pio. Il padre aveva un rapporto molto personale, ha scritto libri su Padre Pio, eccetera. E il caso volle che in occasione di un certo Natale, proprio per questa ragione, decidetti di fare un regalo a mia moglie. E dipinsi un quadretto con l'immagine di Padre Pio. Qui poi si vede proprio in una delle sue... Avvenne qualcosa di strano, che di lì a poco decisi di fare altri 4 o 5 dipinti, perché così mi intrigava questo volto, questa cosa, e niente, cominciai a dipingere, da 5 diventarono 10, 15, 20, una cosa strana. Se mi si domanda perché, non lo so dire, è successo. Evidentemente qualche cosa di strano, diciamo che o la mano o lo zampino di Padre Pio è intervenuto in questa cosa. No, la cosa misteriosa è che mentre dipingevo questa figura, che poi c'era una serie di immagini, diciamo riprese da immagini che conosciamo, sono le immagini ufficiali, ma molte immagini le ho trovate in riviste, vecchi giornali, cose magari dove il Padre Pio era in mezzo alla gente, così, quindi però mi intrigava magari l'espressione, e quindi con la lente andavo a recuperare queste figure, queste immagini, e le ricostruivo, insomma, quindi era una doppia fatica, insomma, no? Da un particolare, sì, magari inserito in un certo contesto, così lo estrapolavo e così io facevo questo volto. La cosa strana è che mentre più lavoravo e più sentivo che questa figura la introiettavo e veniva fuori quasi una specie di rapporto dialettico, sembrava come stessi davanti, cioè seduto sdraiato sul lettino dello psicanalista e decidessi di parlare a ruota libera, insomma. E così mi è successo in quel caso, dove in qualche maniera Padre Pio era quello che mi comunicava, ero io che comunicavo con lui e lui mi correggeva, mi aggiustava il tiro. Così. Resta il fatto che, per farla in breve, ho realizzato 100 ritratti, di cui 81 sono riprodotti in questo volume,
che è stato volutamente, no? Mi raccontava 81 fuori perché, onda 81 perché, c'è un motivo, sì. 81 perché erano gli 81 anni di vita di Padre Pio, quindi e quindi in omaggio agli 81 anni sono stati scelti questi 81 ritratti. Il libro è stato edito da lì a Faenza, dalla edit Faenza, di Faenza, sì. e me lo diede il venerdì, e alla domenica, il venerdì sera ero già giù a Roma, che lo lasciavo almeno al convento dei frati cappuccini, dove c'era il postulatore generale alla causa di beatificazione, Paolino Rossi mi sembra, e Padre Raniero Cantalamessa. Lasciai lì queste due copie, eccetera. La domenica, in omaggio, senza sì, naturalmente. Alla domenica c'era la beatificazione di Padre Pio. Il Padre Raniero Cantalamessa mi chiese il permesso di darlo alla RAI, perché il lunedì successivo, quindi sì, domenica, a San Pietro veniva fatta la messa di ringraziamento per Padre Pio, e la RAI 1 ha mandato in onda tutta una serie di queste immagini tratte dal volume. Dove eccetera. C'è appunto anche uno scampolo dedicato proprio a questo argomento, con forse anche una sua intervista legata poi successivamente a questo argomento? Ma sì, c'è stata un'intervista comunque non importante. E comunque è stato più, questo, sì, è stato più importante il fatto che poi in seguito ho realizzato, mi è stato commissionato tutto un lavoro dei presidenti della Repubblica Italiana, ce n'è qualcuno, non so, ecco, qui c'è un Einaudi, ecco, se vogliamo Luigi Einaudi. Questa non è una foto, per chi dice, quello, questo, ecco, è proprio, questo è il quadro che sta al Quirinale, è uno dei 10 ritratti dei presidenti, Pertini, Sandro Pertini. Pertini. Anche questo è eccezionale, io lo vedo qui sul retro. Che di presidenti della Repubblica ne ha fatti veramente tanti, perché 10 erano tutti i presidenti, sì, esatto. De Nicola, poi tutti gli altri, sì, Leone, Scalfaro, tutti, insomma, Saragat. Anche Napolitano è già stato ritratto? No, ancora no, no, eh? No. Ecco, questo è Ciampi. Azeglio Ciampi, e poi ho fatto tutti i ritratti dei personaggi storici. Esatto, ecco, sempre legato, ecco, quindi per il Quirinale, tutti i personaggi, ecco, del Risorgimento D'Azeglio. Italiano. Esatto, del Risorgimento Italiano, quindi padri della patria. Padri della patria. D'Azeglio, Garibaldi. Garibaldi. Cavour. Qui Mazzini, poi vedo sempre i Garibaldi. Ecco, e poi una cosa curiosa che mi raccontava, che per fare questi ritratti il difficile è stato andare alla ricerca dei dettagli, cioè naturalmente ogni quadro, certo, racchiude una ricerca storica legata, certo, appunto, certo, all'abbigliamento, certo, quindi al dettaglio dei libri, dei, certo, bottoni, certo, che realmente, certo, appartenevano, certo, all'artista, quindi, certo, per esempio per Cavour mi diceva che era stato addirittura Grinzane Cavour, sì, in Piemonte, certamente, dove, certo, mi sono documentato, esatto, su perché Grinzane Cavour era appunto il paese dove, ecco, visse Cavour, ecco. Poi per la Presidenza del Consiglio ho realizzato Giosuè Carducci. Ecco qua, io spero di inquadrarlo sempre bene, in modo che si possa, ecco, vedere al meglio. E poi per la Santa Sede ho realizzato il quadro, ecco, ufficiale di Papa Benedetto XVI, esatto, che si trova nella Galleria dei Papi in San Giovanni in Laterano. C'è una galleria di almeno con tutta una dei papi, sì, e questo appunto è il quadro ufficiale che rappresenta, sì. Io credo che sia una grandissima
soddisfazione come uomo, come artista, riuscire a arrivare non solo a un traguardo così alto, insomma, nell'estetica, ma anche a livello di commissioni, io credo che sia un grande onore, insomma, Certo, ecco, quello certamente, sicuramente. certamente, E questo, certamente. diciamo, è il Cioè, capitolo della ritrattistica, la ritrattistica. che tutt'oggi va avanti perché comunque non si è chiuso, ma è solo una parte del lavoro e dello Certo, studio naturalmente, diciamo continuo. che è parallelo alla mia ricerca, ecco. Esatto. E naturalmente poi il mio lavoro è andato avanti, insomma, nel 2000, 2000-2001 c'è stata questa mia grande mostra antologica al Vittoriano a Roma, Io se posso mi alzo così recupero anche il book della mostra Sì, antologica ecco, perché qui ra si sì. racchiudono gli anni dal 1962 al 2000, Precisamente, ovvero precisamente. tutta una parte importante della produzione artistica di Titonel. Ecco. In questo volume ci sono proprio tutti gli esordi, le mostre e il Certo, diciamo un Vittoriano concentrato degli anni racchiude, se 40 non sbaglio, perché circa chiaramente molto bene. 140 Erano opere esposti lì, esposte lì, naturalmente, ma chiaramente sì. sono solo una parte della produzione Sì. realizzata, Ecco, ecco in quindi. seguito a questo, proprio nelle ultime, diciamo, facenti parte delle ultime ricerche, c'era un lavoro sul tema del vincitore, che mi intrigava in questo senso. Il tema del vincitore è una delle opere più famose che le riconoscono a livello mondiale, quindi lo so dire così tra le righe. Questa è veramente un'opera No, famosa che è andata in tutto il è mondo e simpatico conosciuta, perché ecco. in realtà io sono partito da un'immagine Adesso ne voglio trovare dell'atleta, una il giusta. quale, tagliato il traguardo, con la mano alzata, saluta il pubblico, eccetera, da vincitore. E la cosa particolare è che senza cambiare la figura, l'immagine, senza modificarla, ma semplicemente spostandola, Come in questo caso, ecco, intanto ecco, mostro, ecco. diventa, non è più l'atleta, in questo caso il corridore, come si dice, Il maratoneta che ha sì, il vinto quello del maratoneta, 100 metri, ma ecco, diventa insomma. il nuotatore, diventa il tuffatore, diventa altro, insomma, ecco, giocatore, ecco, Pallanuoto, per nuotatore, esempio, giocatore di ecco. pallanuoto e via dicendo, E quindi questa senza immagine qui. modificare Ora, questo fra l'altro, qui si Sì, questo è vede proprio qualche reale, sì, cosa, sono qui c'è presenti. due immagini che sono prodotte lì, ecco. Cioè, la Che erano novità che è esposte anche stata, queste, esatto, è ecco. stata proprio questa, insomma. Il direttore del Museo Olimpico di Losanna, il Museo del Cio per essere così, Che è proprio il museo sì, dove praticamente olimpico, esatto. dove nascono le decisioni su dove fare le Olimpiadi. Museo straordinario. All'avanguaria Una soprattutto perché cosa racchiude una biblioteca incredibile, sì, ma incredibile, altre cose, ma di auditorium, tutto. Cioè, mostre temporanee, la cosa bella che quindi invece di andare su come grattacielo è va giù sottoterra per sottoterra lasciare per in lasciare il dorso, paesaggio, certo, esatto, quello che è certamente. l'estetica del verde, del Certo. paesaggio. Quindi molto interessati a questo tema mi hanno proposto di fare questa mostra appunto sul tema del E vincitore. questa mostra sul tema del vincitore sarà uno degli argomenti che tratteremo domani nell'ultima puntata, purtroppo, che insomma avrò l'occasione poi di parlarne con lei, perché fa parte,
veramente di uno dei capitoli più importanti della sua carriera, chiamato a Losanna a esporre una personale con il gioco, con il vincitore, insomma col tema del vincitore, e riconosciuto insomma a livello mondiale con quest'opera veramente da tutti. Quindi io vi aspetto domani, sempre alla stessa ora, con l'ultimo appuntamento con l'artista Titonel, dove parleremo appunto del CIO e del Museo Olimpico, dove appunto sono state esposte le sue opere del vincitore delle gare olimpiadi. Bene, allora, buona serata a tutti.